Sono Elisa, ho 33 anni e sono qui per dimostrarvi che si ci fa sentire belle anche senza capelli. Sono Marella Ferrera e mi occupo di bellezza in senso assoluto. Sono Maurizio Calcagno, sono make-up artist, amo il mio lavoro e mi piace moltissimo condividerlo in todos. Sono Giuseppe Banna, sono un oncologo, lavoro al Cannizzaro e faccio parte di un'associazione che si chiama Medicare Ollus. Sono Sonia Razzpina, sono uno psico-oncologo, lavoro all'ospedale Cannizzaro di Catania, sono membro del CD di Medicare. La nostra mission proprio è donare la bellezza, è un dono che abbiamo ricevuto e ci sono tante occasioni poi per riuscire a condividerlo e questo è un sacro momento. Il poter fare delle cose per chi ha avuto magari il problema di dover subire la chemioterapia mi ha dato tantissimo perché sono riuscito a far sorridere nuovamente una donna. Marella fa parte del comitato tecnico scientifico di Medicare Ollus. Elisa è grandiosa perché oltre ad essere una bellissima ragazza non ha voluto dimenticare un percorso della sua vita ma ne sta facendo tesoro perché la chemioterapia le provocano delle grandi trasformazioni corporee e soprattutto vanno a minacciare la sensualità, la femminilità. È qualcosa di molto difficile da affrontare. Quello che stiamo cercando di realizzare qui oggi è proprio un aiuto concreto. Capire come possa fare una donna in questi casi, come giocarci, come col make-up, con la sopracciglia, con dei piccoli segreti. E adesso vedrete come. Conviene sempre fare una base per far aderire qualunque tipo di prodotto. Però l'idea è quella di applicare una sorta di pizzi e se decidiamo di fare questa tecnica verrà fatta con una tecnica dello stencil. Per cui comunque un minimo di fondotinta anche sulla cute è importante che si faccia per aderire meglio il prodotto. Dal punto di vista fisico all'inizio sì è un po' difficile perché bisogna vedersi allo specchio, però anche lì bisogna cogliere gli aspetti positivi. Non mi ero mai vista calva, quindi l'importante è non lasciarsi andare, curarsi ogni giorno, forse un po' di più rispetto a prima, a maggior ragione. Disegnarle anche a malapena con una matita sarebbe il minimo. Esistono delle matite oggi semi indelebili che comunque danno un ottimo risultato e che magari per la persona è più facile. Non conviene fare una linea troppo marcata. La sopracciglia normalmente deve iniziare dove inizia l'angolo dell'occhio interno. Quindi basta seguire quella, sappiamo già, e comunque finire un po' dopo il taglio dell'occhio. Ecco, poi disegnare qualche, quando si può, quando si ha più tempo, qualche pelettino, così ci dà quell'idea molto più di nature, no? Cosa per esempio che può capitare chi fa chemioterapia spesso c'è una secchezza nella pelle e quindi bisogna magari usare delle situazioni abbastanza umettanti. Basta fare dei punti luce, delle cose accennate, già ci aiuta tantissimo. Thank you.
una laringelle, come, che è abbastanza indelebile. Prendete le classiche tovagliette di plastica, cercate un disegno che vi piace e potete farlo benissimo da soli. Foulard. Credo che sia una scelta molto personale quella. Io ho preferito senz'altro il foulard proprio perché lo trovo meno artefatto, meno finto, perché la parrucca, non lo so, l'ho provata una volta e non mi sentivo a mio agio. Io in questo momento sto cercando di elaborare l'immagine su questo magnifico tatuaggio, quindi ho scelto, diciamo, un mood un po' grafico, anche l'idea proprio del foulard annodato a mo' proprio di bandana, ma mi piaceva molto l'immagine di questa frangia che pare, cioè vorrei sfruttare al massimo questo look, quindi volendo dico potrebbe anche essere il posizionamento, diciamo, della bandana anziché proprio sulla fronte, posizionata un po' sul centro testa in modo da lasciare proprio spazio ed eventualmente creare solo un'immagine frontale che credo anche risulti più facile. Importante proprio il posizionamento e l'annodamento. Doppio. Ecco, diciamo che in questa immagine, ti ripeto, abbiamo creato per questo.
molto elegante. Questa è una l'idea che potrebbe, io lavoro diciamo per quello che vedo in questo momento, quindi l'idea del colore, per me sei già tu il colore, quindi vado proprio di grafica. Questo è un mood, Maurizio, cioè l'idea proprio del turbante su questo, quindi si può anche pensare, guarda che bello, cioè anche lasciare proprio il centro testa, cioè diventa proprio un ornamento tutto. Adesso è bellissimo perché è come se facessi una cornice su questo quadro, però normalmente ecco, possiamo posizionare un foulard. Un torchon. Annodato all'altezza, in questo caso sempre altezza frangia, e i due bandeau fissati sotto. Qui vince l'ironia comunque, su tutto, è perché abbiamo voglia di un sorriso, quindi è proprio bella e io la trovo elegantissima. Proviamo un'altra immagine, un più composta, Maurizio, facciamo con delle velette. Qua gioco, vedi, di trasparenza, per cui quello che il lavoro che ha fatto Maurizio, in qualche modo, torna ad essere, diciamo, protagonista. Bellissima questa manto. Cioè, anche qui il colore, anche il fatto proprio che sia nero, non dà un'immagine triste, anzi. No. Ecco, questo è come nel caso di prima, abbiamo visto. Insomma, stasera puoi decidere che tipo di immagine crearti. Ma che bello che è. Molto semplice, però efficace, e soprattutto bella l'immagine che si vedono proprio gli Swarovski sotto questo jersey, sotto questa veletta. Anche questo è già bello così. Questo è sempre uguale? Sì, se si vuole fare un doppio, vedi? Un doppio. Questo, cioè diventa poi annodato proprio dietro. Beh, divertente poi anche l'idea poi di chiuderlo, semplicemente annodando qualcosa. Ecco, ci vuole quella visione. Giocarci che molto spesso manca, no? Perché tante volte proprio è la tristezza che prende il sopravvento, però basta lasciarsi andare un attimo e diventa un gioco, un bellissimo gioco. Qui non abbiamo tenuto conto del prezioso supporto e quindi siamo andati giù, diciamo come normalmente, all'altezza in cui normalmente ecco, si posiziona un foulard annodato a bandana. Diciamo che è una delle soluzioni che io prediligo perché rimane quella più piccola, cioè proprio quella che mantiene bene la forma proprio della testa e si annoda bassa, quindi diventa un po' coda di cavallo, non so, abbiamo sempre l'immagine di questo capello un po' sciolto. Lo stesso nodo si può eventualmente posizionare lateralmente. Ecco, e poi questo per esempio, vedi? Molto chic anche così, quindi si può per esempio indossare un orecchino solo e avere l'immagine proprio della coda laterale. Io prediligo sempre le forme molto pulite comunque, cioè non troppe sovrapposizioni né troppi volumi, mi piace molto questo rigore, questo proprio un guanto che fodera proprio, che veste la testa.
faccio vedere eventualmente l'annodamento superiore. Ecco, annodato, per esempio può essere bello anche così. E poi annodato sopra il turbante. Ecco, vedi. Con un foulard magari quadrato, perché questo io ho preso una forma rettangolare, però ecco l'immagine è questa del volume e la treccia. Molto spesso questo si fa utilizzando proprio la testa piccola, la base piccola e poi la treccia, come abbiamo fatto prima nell'altra immagine, creata a parte, annodata a parte. E quindi, per esempio, se prendiamo l'altra texture, Maurizio, questo lo annodiamo e lo lasciamo annodato in basso, sì. Facciamo una cosa così. Ecco, vedi? Vedi già? Bella così. E quindi in questo caso potete in abbinamento mettere due colori diversi, non so, fai conto che sotto abbiamo un bianco e poi sopra possiamo mettere una roba a pois, fiori o due colori in contrasto che sono turchese con un giallo. Sulla base io oggi ti vedo e ti vesto così, la nostra Madonnina nera. Moltissimo. È una soluzione diversa, senz'altro, più originale. Ti senti carica? Sì, sì. Ecco. Sei pronta ad affrontare il mondo? Ad affrontare il mondo. Ok, era questo che volevamo.